You shall be known as Darth Elwood. Darth Elwood Blues. The Blues Brothers. Hello there everyone, buonasera a tutti da Darth Elwood e da
Darth Vilandra. Buonasera ragazzi, come va? Vediamo chi c'è in chat. Allora, già siamo tantissimi, neanche il tempo di cominciare. Allora, in ordine, un saluto a Cucurina, intanto chiudo qua l'intro. Un saluto a Darth Throne, hello there. Darth Jason, The Biaf che fa iniziare lo stream in grande stile con 20 bitoni, grazie mille davvero. Keiko Tsuki, anche lei. Ci spara 11 bit e lascia il lurk che sta moderando e dopo deve anche cenare, quindi ti auguriamo in anticipo buona cena. Poi abbiamo, vediamo un po', Dark Jason, The BF, Dark Throne, che fa complimenti alla musica in 8 bit, Alessia Storyteller, carissima Alessia, buonasera. Vediamo un po', Dark Blues, buonasera. Mary Lorian, buonasera. Dark Throne che ha visto tre trasmissioni consecutive, complimentoni. Grazie per l'SO, ma ci mancherebbe BF per così poco. Buonasera a Dark Phoenix, facciamo un SO anche a Dark Phoenix. Comunque ho buggato Fallout 76 la prima missione. Well done, veramente complimenti. Magari poi ci racconti. Non servivo, ma ci mancherebbe, Keiko, ma ci mancherebbe. Paul, buonasera carissimo. Sei la mia salvezza, ero qui a fare SO. Hooligan, buonasera, grazie per essere qui. Facciamo un SO a Hooligan, quindi. Che porti di bello? Di bello, non lo so, porto SimCity, che oggi finiamo la città. E poi la distruggiamo. Anzi, la distruggerete voi. E poi California Games 2. Tutta roba DOS per December. Salve a tutti i dartini e dartini, che dite di bello? Buonasera Marta, felicissimi di averti qui. E mo sono cazzi, buonasera carissimo. Mamma mia, quanti siamo. Sto al massimo fino alle 21:30, ma tranquillo, Paul, tranquillo. Tanto massimo penso alle 10:30 stacco pure io perché. Domani mattina vorrei fare un'altra live in mattinata proprio presto presto. Alessia Storyteller, 7 trasmissioni consecutive, ma complimenti, grande. Marta saluta Darth Vilandra. Vediamo un po', salve salve, salve salve. SO, ragazzi seguitevi tutti, chi non si segue vicendevolmente mi fa felice se appunto... vi ricambiate i follow vicendevolmente. Facciamo fare la fine di Alderaan a quella città. Peggio ancora, caro Tron, peggio ancora. Hideki, buonasera. Benvenuti a tutti. Facciamo un SO anche a Hideki. E nulla, credo che possiamo finalmente cominciare. Ma prima di cominciare, la cosa più importante di tutte, la ruota. Mi raccomando ragazzi, chi non è ancora iscritto alla ruota, domani facciamo l'estrazione, vediamo a quanti riusciamo ad arrivare. Ora la pinno anche. Ecco qua, mettiamolo in primo piano. Ecco qua. Lì c'è il link per la ruota, ragazzi partecipate. Più siamo e migliori saranno i premi per le prossime ruote. Gira la ruota, esattamente idea, chi sei entrato nello spirito giusto. Che altro? Vi ricordo che ci sono i giochi gratis come ricompense canale da riscattare per chi ha punti a sufficienza. Mi raccomando, prendeteli. E direi che possiamo cominciare. Nel frattempo, io lascio la parola a Vilandra. Ciao a tutti ragazzi, saluto ad una a memoria. Allora, iniziamo con il nostro caro Panzerottino, nonché moderatore, il moderatore migliore di Twitch, The Best Superstar, Paul Nelson, e Alessia Storyteller, Mary Lorian, Darth Blues, il nostro grande ammiraglio, e Darth Jason, Hideki, Emo Soccazzi, The Biaf, Keikotsuki. Poi chi c'è? Vediamo. Veramente Da non li sta leggendo, ragazzi. sì, Ha sì. un'ottima memoria, a differenza Cucurina, di facciamo un so a Dark Phoenix. Chi mi sono persa? me. White Soul, Sì, no, eccolo questa qua, è per che appena tira arrivata. sul Marta, ma dito. Marta, 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 importantissima Marta. E poi? E White Soul? Insomma, tutti. Ora magari vi recupero, vado a vedere quello che avete scritto in chat. Ah, Hooligand. Hooligan. Hooligan. Perché Hooligand? Come gli hooligan, suppongo. Che ne so io? Hooligan. Nnull'altro. Ok.
Puoi parlare. Esatto, il signore dei panzerotti, detto anche Darth Panzerotto. Ok. Allora, vediamo un po'. Facciamo il so a Darth Phoenix, nel caso in cui non ci abbia pensato Paul. Ok. Buonasera, White Soul. E bentornato Dark Phoenix. E bentornato Dark Phoenix. Dark Phoenix ogni tanto fa streaming? Sì. Okay. Ma qual era adesso il file? Sit 6 o Sit Sit? Penso Sit 6. Sì. Città bella grossa. Ragazzi, al solito datemi un feedback per l'audio, mi raccomando, se la voce è troppo bassa rispetto alla musica. Ok, finiamo di costruire e poi distruggiamo tutto. Tra l'altro per adesso, per evocare un disastro, vi costa abbastanza punti canale. Quando la città sarà pronta, abbasserò drasticamente il costo, così potete demolirla come volete voi. Audio perfetto, grazie The BF. Grazie Tron. Vedo che avete due bei classici da proporre stasera. Eh sì, sarà tutto il mese così, Dark Phoenix. Quindi li conosci? Bravissimo, molto molto bene. Grazie mille The BF per i bittoni, anche che Kotsuki, che però è andato a moderare. Esatto. Ma sta qui comunque il Lurk, ricordiamolo. Sì. I Deki forse me lo sono dimenticato. No, l'hai salutato, credo. Allora, grazie Deki per essere qui. Scusa se magari ti ho dimenticato, cioè non ricordo neanche quello che ho detto poc'anzi. Ho fatto un saluto a mia sorella. Hai fatto bene. Ragazzi, seguite Cucurina. Ancora non stream esattamente come Vilandra, però ecco, comincio a vedere dei segnali che secondo me non manca poi tanto. Se volete vedere me in live, seguite Cucurina, perché molto dipenderà da lei nel potermi finalmente coinvolgere. Nell'opera di convincimento. Intanto seguite anche Apple Nelson. Soprattutto perché entro l'anno dobbiamo fargli raggiungere 500 follower. Assolutamente sì, quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un follow. Vediamo nel frattempo cosa mi sono perso. Se ci credete, dovrei avere ancora i floppy di SimCity. Io tutti i giochi che avevamo in floppy, tranne quelli originali, perché molti erano copiati da chissà chi. Quelli originali li abbiamo tenuti, quelli diciamo copiati li abbiamo riversati tutti in un CD che si chiama, lo realizzò all'epoca mio padre, si chiama Giochi Ex Dischetto. Ecco, e molti li prenderò da lì, i giochi che porterò durante questo mese, perché l'ho riversato su PC e ce l'ho tutti ora a portata di mano. Ma un piccolo centro nucleare non lo mettiamo, ma in effetti Tron hai perfettamente ragione, sai. Ora accumuliamo un po' di danaro e la costruiamo una centrale nucleare, così fa ancora più danno quando salta in aria. Tanto alla fine è quello che deve succedere. Sono da un po' fermo con Twitch, ma farò un ritorno. Perfetto, perfetto. Torni con qualche follower in più. Mi raccomando ragazzi, seguite The Dark Phoenix. Grazie Paul per le sue a Dart Fiammetta. Ragazzi, seguite anche Dart Fiammetta, mia cugina. Dart Vilandra, assolutamente. Dart Jason, 7 trasmissioni consecutive. Alla faccia, ottimo, ottimo. E c'è anche Crypto, Crypto Holder, buonasera, SO a Crypto, seguite anche lui, è il ragazzo di Cucurina, quindi praticamente siamo parenti, assolutamente lasciate un follow. Devo già dare fuoco alla civiltà? Non ancora, dobbiamo arrivare al culmine della civiltà e poi sarà abbattuta. Allineo poi la chimera. Bombardiamo tutto. Ma quanti dart siete? Tantissimi. Ormai li attiro come le api col miele, i dart, in questa chat. Ok. Direi di risparmiare un po' di soldi per la centrale atomica. Mettiamo la mappa per vedere dove c'è ancora spazio per costruire. Allora, qua sopra. Direi di costruire un po' di case. Anche se qui non è zona
residenziale, qua è più zona di fabbrica, ma ormai tanto fra un po' non esisterà più niente, quindi chi se ne fotte. Il popolo chiede case e ne facciamo case. No, qui avevo fatto la strada, porca puttana. Ok. Vedo che non è stato fatto un SO White Soul. Fate un SO White Soul. Il mio non è partito. Vediamo. L'ultima volta sta portato Metal Gear Solid Master Collection, fantastico, con i primissimi Metal Gear, quelli per NES. Quindi mi raccomando ragazzi, se vi piace qua la mia live dove porto giochi retro, non può non piacervi quella di White Soul. Lasciategli pertanto un follow, che ecco, se vi piacciono i giochi vecchi sarete a casa anche da lui. Nel frattempo Jason ha riscattato il Daily Candy, grazie mille, grazie davvero. Vetusti, antichi, di antiquati, di altri tempi. Altri tempi, vintage, giochi nostro vintage. Tempo, altri tempi. Oggi ho scritto da qualche parte per pubblicizzare la live, non so dove, forse su Instagram, giochi vintage. Tra l'altro mi è appena venuta una bellissima idea. Prima di distruggere la città abbasserò tantissimo le tasse, così diventa ancora più popolosa e faremo più danni. Io in corso solid con l'emulatore PS1. Giochi di arte povera. Ma in realtà questo qua è quello che... Il primo è proprio quello vecchissimo, credo, per NES, che sta giocando White. Anch'io la vorrei prendere la collection, mi ispira molto, anche perché non ho mai giocato nessun Metal Gear Solid, quindi sarebbe proprio iniziare la saga fin dal principio. Scusa? C'è baccato! Vediamo, vediamo, se ci vuoi dire a proposito della clip che abbiamo visto. E anche tu, Phoenix, raccontaci un po' di questa clip. Ok, ci vediamo il vichingo, perché il vichingo è OP in questo gioco. Abbiamo anche Hooligan. Direi la centrale nucleare di costruirla in questa isola qua, poi. Mi sembra una buona idea. Vediamo un po'. Bello quell'aeroporto nel posto peggiore esistente. All'inizio sembrava un posto abbastanza intelligente, in effetti non credo lo sia stato. Allora, maestro, devo andare a compiere la mia missione di conquistare il Tempio Jedi, quindi rimango in Lurk. Vai, Dark Jason! Trasmetti con onore quel certo gioco, assolutamente. Espandi le vie della forza. Esatto. Ma Jason, prima che te ne vai, non so se ci sei ancora, tu l'hai già giocato Knights of the Old Republic? Ecco, lo voglio sapere questo, se è la tua prima run o se già hai fatto altri run in passato. Praticamente si è buggato e distrutto Spider-Man dopo appena 10 minuti di gioco, fantastico, eccezionale. Come fare a volare gli zombie, tutorial K. Buon proseguimento, che la forza sia con voi. Ok, forse allora è andato. Nomino quell'isola Shutter Island. Ci sta. Non è partita la clip di Jason? È partita la clip di Jason? Sì, già giocato. Ah, perfetto, ci sei ancora. Benissimo, Jason. Allora sai già cosa ti aspetti. Jason, è partita la tua clip? Lascio il Lur Cazzi. Buona stream, ma bellissima questa. E mo sono cazzi. Te la devi brevettare il Lur Cazzi. Non è partita la clip di Jason. Io te l'ho appena rifatta.
Per caso il gioco che ti ho mandato l'hai provato? No, White, non ho avuto assolutamente il tempo. L'ho scaricato e ce l'ho lì adesso pronto pronto. C'è White? Come? Come, amore? C'è White ancora? Sì, sì, sì. Era il look? E lo so, però ogni tanto White vuol dire che sbuca fuori. White poco fa non era partito il tuo sotto, l'abbiamo rifatto e adesso ti sto per fare una clip, una sua con clip. Ok. Siamo nel frattempo nell'anno 2094. Grande Paul, il poliglotta Paul che mi spamma la ruota, eccezionale. Più barese, beh, anche quella è una lingua. Sì, il Lurcazzi è il top. Ad essere contemporaneamente anche qui perché è multitasking. L'ubiquità. Elwood, quali sono le opzioni di Sastra? Te le dico subito. Allora, bene, si Jason Lurca, perfetto. Ah, era Resident Evil 7, quello ok. Allora, le opzioni di Sastra sono le seguenti, però ancora risparmiatevi. C'è fuoco, quindi incendio, inondazione, schianto aereo, tornado, terremoto e mostro. In quella clip mi sono preso un cacazzo assurdo. E ai certi giochi non li faccio. E mia cara Vilandra dice: White, questo è il mio potere. Hai visto? Il potere del lato oscuro. A dire la verità, lascio il Lurk e corro sul primo Metal Gear. Allora, buon gioco, buona partita e buona live, carissimo White. Che la forza sia con te. Che lo sforzo sia con te. Esattamente. Citazione di un certo livello dalla mia consorte. Ok, aspettiamo di avere i soldi sufficienti per la centrale nucleare, e la costruiamo, facciamo qualche altra casetta e poi distruggiamo tutto. Ma se proprio devi, perché? Cosa, distruggere perché tutto? Perché dobbiamo resettare la civiltà? Come avviene da eoni, eoni, eoni. Perché la cosa più divertente in SimCity è abbattere tutto. Ora vedrai. Poi li puoi sbloccare anche tu, tanto io ho un sacco di punti, hai voglia a riscattare disastri. No, io devo riscattare i giochini per Paul. Obi-Wan per Obi, White, anche questa è una citazione notevolissima di un certo film ridoppiato da certe persone, anzi da una certa persona. Ma chi è quello dei cosi? Dei Game Boy. Sì. Obi-Wan per Obi, personaggio leggendario. Qui abbiamo nella nostra community uomini e donne di un certo spessore culturale. Esattamente, esattamente. Mica cose così. No, quella parodia, White, per me è realizzata proprio, è perfetta. Cioè, ci sono certe parti, per esempio, come fa la voce del Grand Moff Tarkin, è impagabile, assolutamente impagabile. Obi-Wan che panzerotto, hai visto, più potente ancora. Io ho finito quasi tutti i DLC del 7. Io non ho mai giocato un Resident Evil in vita mia, in realtà. Comunque, ragazzi, mentre qui aspettiamo di guadagnare abbastanza soldi per una centrale atomica, vi metto, se stavolta l'ho fatto bene e l'ho sistemato, non il link. Non mettere ancora cose di rotina. No, l'ho messa già la rotina. Mi metto invece il link di Dosember, che è l'evento a cui sto partecipando. Se vi può interessare, andate lì, cliccate e vedete di che si tratta. Ma nel frattempo, un saluto al Nabbo Pedro. Buona live, io scappo a cena. Sorry, non sento come ben sai. Ciao. Allora lasciamogli un saluto scritto. Anche sulla tastiera lontana. Buonasera. Ok. Credo libererò uno Zillo Beast. Ed è molto simile allo Zillo Beast, Tron. Vedrai, vedrai. Dovresti assolutamente recuperarli. La serie, fidati. Come dico sempre, quando si tratta di serie di questo tipo, ho molta paura perché sono serie lunghissime. A me piace giocarli dal primo.
in ordine e giocarmeli tutti, quindi ho sempre paura con le serie così lunghe, ecco. Comunque, stiamo per fare la centrale nucleare, ci siamo, ragazzi. Eccola qua. Colleghiamola alla città. Facciamogli anche la strada, non si sa mai. Per gli impiegati. Ecco qua. Vediamo. Il labbo, grazie per i bitcoin. No, non ci sente purtroppo, è senza audio. Adesso la clip del Nabbo Pedro? Comunque ci tenevo a dirti che ti ho messo anche fra i miei consigliati. Ma grazie Dark Phoenix, porca puttana, questo è un grande onore. Ti ringrazio veramente di cuore, davvero. Grazie a Pedro che non ci sente, per i bittoni. L'energia nucleare fa male, farà ancora più male ora quando esploderà la centrale e verrà tutto nuclearizzato. L'abbiamo messa apposta. Niente Homer però, e vabbè, troveremo degli altri modi per farla saltare. Mi ricordo che da piccolo ero riuscito a trovare un metodo infallibile per farla studiare, per farla saltare. In pratica, se ben ricordo, bisogna sovraccaricarla, ovvero una volta che è attiva la centrale nucleare, si distruggono tutte le centrali a carbone che ci sono, così resta solo lei, non riesce ad approvvigionare tutta la città e per l'eccessivo sforzo salta in aria. Non ho ben capito mai se funzionava davvero, se era solo una cosa che facevo io e ogni tanto per culo andava. Ma sicuramente ci proviamo. Comunque, non mi ricordo chi lo disse l'altro giorno, ma la musica in effetti è eccezionale. E vedrete poi SimCity 2000, meglio ancora. Com'è la musica a proposito? Troppo alta? No, no, mi hanno già dato feedback, tutto a posto. Metto fra i consigliati con chi mi trovo davvero bene. Ma grazie, Dark, grazie davvero. Come ho detto, è veramente un onore, veramente. Frenzy 2712, buonasera. Buonasera, buonasera, Frenzy. Facciamo un SO. Che poi un reattore nucleare fra le cose più sicure al mondo. Ah, boh, non lo so, guarda, Tron. Io non li produco io, non li controllo io, quindi io diffido di un po' tutto, quindi. Guarda, ti sembra giusto cosa succede nell'etere? Contemporaneamente facciamo il soio e Paul e parte quello di so e quello di Paul. Lui ha il potere dei panzerotti, come dicevamo poco fa. Quando diventerò un tecnico nucleare come Homer Simpson e allora esaminerò io stesso i reattori nucleari, allora magari lì mi fiderò. Ma io ho paura anche a salire su un aereo, quindi vedi tu. Sento una clip, è partita una clip? Sì, penso. Avvisami quando le fai partire. Vediamo che gioco era, non ne ho idea. Frenzy, se ci vuoi raccontare un po' che clip era, di che gioco. Quando esplode mi sembra tutt'altro che sicuro. E fra un po' infatti la vedremo esplodere, caro BF. Lo scopo è proprio quello. Ci siamo quasi ormai. Fra un po' iniziano i fuochi artificiali, per così dire. Devi dire a Dark Phoenix che si è perso il ride al super mega uomo isola. Penso che ci sarebbe stato mezz'ora tipo a parlare. Probabilmente sì, lui che è anglofono. Abbiamo fatto un ride enorme. Quando è stato? Ieri? L'altro ieri? Volta, sì. L'ultima live, insomma, ormai non riesco neanche più a contare il tempo che passa. Ma comunque, un raidone, eravamo tantissimi, grazie ai raid che abbiamo ricevuto. E nulla, è nulla. Potevi davvero dare il meglio di te lì, con una chat con 700 persone. Vabbè, dove scrivevano quanto? Sì, e no, 10 persone. E vabbè, 15, 20, persone. Di cui 10 eravamo noi.
Devi passare, dice Paul, alla via del fritto, Vilandra. Io ve l'ho detto, che frigo tutto, pure le sedie. La solita, sempre classica, sempre verde citazione di Catherine J. Jr. Esatto. Allora, grazie, vediamo. Grazie mille, Debiaf, per essere passato, per i bittoni, grazie per tutto. E un buon proseguimento di serata. Buonasera, Debiaf, grazie mille davvero. E per i bittoni e per tutto quanto. È sempre un piacere vederti qua in chat. Grazie per gli ulteriori bittoni. Lasciate, ragazzi, mi raccomando, un follow a Biaf, ragazzi, mi raccomando, facciamogli un altro SEO. Quindi davvero supportiamolo. Ah, qui si lamentano del traffico, però un po' avranno ben altri problemi. Ha detto Dark Phoenix, Lords of the Fallen, 700 persone, penso erano pure di più. Sì, forse pure di il più. Il padrino di Twitch. Sì, padrino di Twitch, come James Brown, il padrino del Sol. No, vabbè, spiegaglielo perché l'abbiamo fatto, perché di solito non l'abbiamo mai fatto. Cioè, facciamo, è il primo preferiamo, che facciamo, preferiamo ecco, insomma, fare ride alle persone piccoline, allora, come noi. I motivi sono essenzialmente due. Il primo, perché c'è questo evento, appunto, December. Aspetta, Debiaf ha scritto una cosa molto bella, ecco. Solo amore per la gente buona. Grazie, troppo gentile. Grazie mille a te, Biaf. Correte a seguirlo se ancora, appunto, non vi siete mai intrattenuti con i suoi contenuti. Tanto fa anche rima, intrattenuti con i suoi contenuti. Sì, tanto divertimento. Grazie mille, Biaf. Ci rivedremo il prima possibile. O di qua o di là. Esatto. Ok. Credo che ci siamo, ragazzi. Qua non vengono più abitanti, quindi adesso abbassiamo le tasse. Qua lasciamo un po' di verde incontaminato, direi. Ma stavi raccontando l'aneddoto sull'uomo cappello? Sì, finisco di leggere qua un attimo le frasi. Tu c'hai i commenti. Se vuoi un giorno provo a fartela passare, sono perito aeronautico. Ah, grande Tron. Vabbè, ovviamente non potevi che avere a che fare col volo tu. Piloti, comandi il Chimera. Ok, qui c'è il messaggio di Biaf, gli SO a Biaf. Se buongiorno... Ah no, ero un po' indietro, ma ecco, l'ho letto assolutamente. Ok, direi di fare un bel salvataggio. Vuole sentire, appunto, il racconto. Ok, allora c'è questo streamer che si chiama che si chiama Retro Island Gaming, che in pratica è uno streamer australiano, comunque dell'Oceania, neozelandese probabilmente. E comunque lo seguiamo da un sacco di tempo perché porta retro gaming, solo retro gaming. Quindi, in realtà, lo seguiamo in modo particolare da quando ha portato il gioco preferito di Vilandra. Sì, quello con cui ho iniziato e ho finito la sua carriera videoludica. Vabbè, no, poi abbiamo però giocato molti giochi insieme, tutte le avventure grafiche. Però poi un'altra storia, prima di conoscere me. Sì, è Judy, cioè come si chiama il gioco? Heavy Metal Far 2. Esatto, l'abbiamo conosciuto qualche mese fa. Esatto. E da allora non l'abbiamo più abbandonato. Esatto, quando perché abbiamo comunque un po' di tempo, gran 5-10 minuti, insomma, andiamo a trovarlo. Quindi, ecco, allora, innanzitutto sta partecipando a December anche lui, quindi in questo periodo qua, per questo mese qui, cercheremo di supportare il più possibile. È uno dei creatori, insomma, di... No, non è tra i creatori, no, partecipa e basta. Comunque, appunto, è una porta giochi DOS in questo periodo, quindi cerchiamo sempre di fare... Normalmente di supportare. Lo spirito di December è che ci si aiuti vicendevolmente con tutti i partecipanti. Esattamente. Comunque, nello specifico... E a proposito, Dark Phoenix potrebbe iscriversi, visto che comunque parla molto bene inglese. Mora dice che non sta streamando in questo momento. Non ce la fa proprio, magari, il periodo natalizio? Vabbè, poi ci fai sapere. Ti rimetto il link, Phoenix, un attimo, eh. Ecco qua. Il link all'iniziativa December. A cui appunto sto partecipando, ovvero giocare giochi per MS-DOS per tutto il mese di dicembre. Ok, abbassiamo le tasse, ragazzi. Tasse a zero. Il sogno della vita di tutti. Ora la popolazione dovrebbe aumentare a tutto spiano. F-
fra un po' non solo si volerà, ci schianterà pure. Oh, Shadow Rogue, il re oscuro. Ti voglio bene, sappilo. Ehi, Shadow. Facciamo un bel SEO, bravo Paul, anche un SEO con clip, anche un SEO con clip a Shadow Rogue, se lo merita. A differenza di te, questo glielo faccio io, a differenza di te che dice andate via, ogni tanto abbiamo questa voglia insomma di scrivere andate via, resta qui, resta con noi, facci compagnia. Ma cosa non hai firmato? Non hai firmato l'affiliazione, ti hanno mandato il coso e non l'hai firmata? Ma che come, se vuole fare come Luca G. Luca G vuole fare, sì. Sì, sì, infatti, sto controllando. Ho aperto la tua pagina, Shadow, e in effetti non risulti ancora affiliata. Dai, dai, ti ho anche messo un emoticon. Ma dice, dopo aver fatto l'iscrizione, c'è altro da fare? In pratica poi si tratta di giocare, di streamare giochi DOS. Ah, ok. La clip di Shadow. Che gioco era, Shadow? Shadow. Nemmeno okay. Io ho ancora l'affiliazione? Neanche tu sei affiliato, Phoenix? Un affiliato, Phoenix? Boh. Aspetta che apro e controllo. No, no, nemmeno lui. Cioè, cazzo, ragazzi, veramente, fatelo! Ragazzi, chiunque non segue Dark Phoenix, correte numerosissimi e andate assolutamente a lurkare il suo canale o partecipare attivamente alle sue live. Facciamogli raggiungere l'affiliazione in tempi record. Ma io penso che già i requisiti ce l'ha, probabilmente non ha praticamente firmato. Firmate, ragazzi, firmate. Non fategli tenere sti soldi della pubblicità a Twitch. Intascateveli voi. Aspetta, qua ci siamo persi. Cosa gli hai detto? Cosa deve fare a parte iscriversi? No, in pratica ti devi iscrivere premendo join in alto a destra. E il giorno dopo, più o meno, dopo che ti inseriscono, appari nell'elenco dei partecipanti. E da quel momento lì, in pratica, quello che devi fare è giocare a giochi per MS-DOS per tutto il mese. E ovviamente, ripeto, come si diceva poc'anzi, collaborare con gli altri streamer che sono presenti nella pagina. Tra l'altro ce ne sono anche alcuni italiani. E appunto è quello. Però almeno una volta il raid, diciamo, all'uomo isola lo si fa, perché il padrino, insomma, dei giochi retro. Esatto, se lo si becca, perché non poi non è che streama anche sempre. Anche perché streama semplicemente uno, massimo due volte a settimana. Esatto. Cioè, non lo fai sicuramente per andare a ricevere un suo raid, perché penso che è più facile avrà una vincere lista d'attesa. Un turn all'otto. Una quaterna. Una cinquina all'otto, ecco. Ma lo si fa per rispetto. Esatto. No, no, ma è veramente bravissimo, ragazzi. Poi gli dovevi stavi raccontando tutta la storia. Ecco, si riesce a gestire, per esempio, una chat con gente che scrive a tempesta e saluta tutti. Senza modalità lenta. Ecco, senza modalità che lenta. Che è una persona che non ha, cioè, una persona con un onore grandissimo, non se la tira. Esatto. Ti fa sentire a proprio agio. Risponde a tutti, saluta a tutti. Ed è quello che dovremmo diventare tutti, semmai, insomma, arriveremo a toccare lì, a sederci nei piani alti. Esatto. Nel partneraggio. Nel partneraggio. Ok. Ragazzi, 10, 15, 20 anni, 30, 40. Qui, come vedete, non abbiamo più soldi. Nel frattempo Twitch fallisce. Speriamo di no. Il giorno stesso che diventiamo partner falliscono e ci fottono. Sì, Dark Phoenix, dal sito si vede appunto proprio gli streamer che sono online. Esatto, vengono, diciamo, messi in evidenza e pubblicizzati. Ed è anche un modo, insomma, per conoscere insomma nuove persone, andare anche al di fuori del circuito strettamente e prettamente italiano. Esatto. Arriviamo alla pensione, infatti prima la pensione e poi diventiamo partner. Sì, più o meno sì, se ci va bene. Esatto. Ok, ragazzi, sto per abbassare il costo del disastro. Mettiamo un po' di tempo di ricarica. Direi 2 minuti. E salviamo. Ok, ragazzi, datemi conferma se ora la distruzione costa solo 500 punti canale e poi vi potete dare alla pazza gioia. Mi chiedo quanti abitanti ci sono. Vediamo. Il 58% della gente dice che siamo un buon sindaco. Popolazione 213.000.
problemi, crimine 26%, inquinamento 16%, costo delle case, metropoli, punteggio 593 da 0 a 1000. Ci siamo attestati bene. L'ultimo anno è sceso perché avendo abbassato le tasse sta andando tutto a puttane perché non abbiamo soldi. Perché non stiamo più pagando, vedete, né la polizia, né praticamente i trasporti, quindi le strade si stanno distruggendo. Già sta andando tutto a puttane in pratica. Come funziona? Costa 500 punti. Shadow dice: "Sindaco bastardo, via, vattene via." Libera lo zio, dice l'ammiraglio. Via, ha riscattato, ha riscattato. Vediamo, vediamo. Vado a rileggermi la chat. Ok, Tron ha detto di liberare lo Zillo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Come funziona? Costa 500. Niente, in pratica, per esempio, ora Dart Tron ha richiesto disastro mostro, lo Zillo Beast. Vediamolo qua. Attacco del mostro, un enorme rettile, creatura rettileoide è stata vista nell'acqua, sembra di essere attratta dalle aree piene di inquinamento. C'è una scia di distruzione ovunque va, tu devi aspettare finché va via e poi ricostruire dalle ceneri. Dov'è il mostro? Dov'è? Mostro! Citazione. Dov'è il mostro? Dov'è? Dove cazzo è? Pensavo che mi centrava sul punto. Panzerottino dice... Eccolo, eccolo! Ma perché è rosso? Purtroppo... Era verde. Ma leggilo ogni tanto la Ma era verde quando ero piccolo io, sarà un'altra versione. Aspetta, salutiamo un po'. Purtroppo vi devo lasciare, ragazzi, sorry, ok, Paul? Allora, niente. Buonanotte. Buonanotte, è stato un piacere averti visto per poco, la gioia è durata veramente poco. E ti ringraziamo per tutto, allora, buonanotte. Buonanotte Paul, grazie mille per l'aiuto come sempre, che la forza sia con te e se ci sei domani mattina, a domani mattina. Ritorna più forte che mai. Guardate, guardate come sta abbattendo tutto. Anarchia con il portafoglio gonfio, ma che gonfio, vedi, fondi zero, non abbiamo più un cazzo, non abbiamo. Sì, vorrei fare una live breve domani mattina verso le 7. Grande Paul, così ti voglio, mattiniero come me. Paul, e vi ricordo la ruota. Paul è un esempio da seguire. Paul è assolutamente un esempio da seguire. Si fa veramente in quattro per le cose a cui tiene, si fa veramente in quattro per quello che sono. Soprattutto ha capito tutto dalla vita, il fatto di andare a letto così presto. Andare a letto presto e alzarsi presto. A cui noi andiamo da veramente almeno 2 anni, con scarsissimi risultati. Purtroppo sì. Soprattutto io. Allora, il tuo problema è che non vuoi andare a letto presto, comunque non riesci. Invece io sono quello che va a letto tardi, però si alza anche prestissimo, tipo, e non dorme mai, quindi. Con effetti praticamente disastrosi sulla nostra esistenza. Non è bello che mangiacciamo e poi dormi sul piatto. Ecco, esatto. Non è bello neanche per me. Non è distruzione come quella che sta generando qua lo Zillo Beast. Ormai niente, non è rimasto più niente della città. Comunque ho aumentato di poco le tasse perché voglio avere un po' di soldi per il bulldozer, in modo tale da abbattere le centrali a carbone. Anzi, direi di farlo adesso. Così rimane solo quella nucleare e vediamo se salta tutto. Ecco. Ora dovrebbe essere... Ecco, ecco, costruite altre centrali. Vediamo se salta tutto. Mi raccomando, ragazzi, riscattate gli altri disastri.
Fano 86, collega, buonasera, come va? Benvenutissima. Fano 86, buonasera, collega. È una mia collega. Sì, collega. Che tra l'altro l'altro giorno ti ha fatto un grandissimo collega complimento. Ti ha detto che hai la voce perfetta per lavorare alla radio. Ha detto lei. Grazie mille, Fano. Un bell'incendio, sì, grazie Tron, se già non ce n'erano abbastanza. Vai, fuoco, distruggiamo tutto. Paul Nelson, non contento del suo operato stasera, fai so anche a Fona. No, Fona non fa le live, non trasmette, però ecco ragazzi, seguitela lo stesso che magari cambia idea. Vediamo come si distrugge tutto. Ma Hooligan si riferisce alla squadra quella, ai super tifosi, quelli violenti inglesi? Non lo so, non ne ho idea da cosa deriva il nickname. Deriva da quello? Non lo so. Dovremmo chiedere a lui, non so se è ancora in chat. Esplosione, leggo, esplosione. Ma ancora la centrale è tutta intera, purtroppo. Come dobbiamo fare? Questa parte è stata proprio devastata. Però i cittadini continuano a pagare le tasse, questo è un bene. Vorrebbe un bell'incendio proprio qua. Fai una fabbrica alimentata a panzerotti, sono la coscienza fritta di Paul. Ormai non posso fare quasi più niente, Paul. Thank you.
Ragazzi, sta città non si sta abbattendo alla velocità che spererei io. Riscattate qualche altro disastro così la facciamo finita. Io voglio qua, voglio la centrale che salti in aria. Datemi una mano. Perché anche Dark Phoenix non è alla via del fritto. Paul sa quello che dice. Oh, intanto l'aeroporto è rimasto integro. Ma io friggo tutto, pure le sedie. Ma non è vero, non ti crede nessuno. Ma perché quando facciamo le cose in padella non mettiamo sempre l'olio di cocco? Quello è vero. Che dici? Ma non tutto, non è che è una cosa così abituale. Ma facciamo anzi. La frittura quella dove ci vuole un litro d'olio. Esatto. Per chiari motivi, visto che l'olio ormai è quasi. Costa 1000 euro al litro. Anche quello di schifoso di semi di girasole, tipo, costa non so quanto adesso. Lasciamo stare. Facciamo la frittura quella tradizionale siciliana, quella in padella dove si mette un pochettino di grasso e si frigge. Esatto. Paul, dovresti farti fare le patatine fritte da tua mamma. Quelle proprio da busta. Sì, però ci vuole ovviamente tipo almeno un litro d'olio. Digli quanto vennero buone. È vero, ma ormai sarebbero più costose del caviale, credo. Vabbè, vi do una mano io nel frattempo. Facciamo un bel tornado. Cioè, tutto qua in pratica colpisce. È una zona. Una zona sfortunata. Dove è andato? L'abbiamo visto un attimo ed è sparito. Intanto il treno qui sopra continua ad andare. Si fa questo tratto di strada di due binari, avanti e indietro, non può fare altro. Dai, non posso riscattarmi solo io. Ma io. Milandra, pensaci tu. Non mi rendo complice del reset, assolutamente no. E fai come vuoi, lasciagli tutto, fagli sprecare tutti i punti canale a Tron. Rimborsare poi i punti canale invece tu perché non li sprechi tu? Io ce l'ho infiniti, non sarebbe legale. Paul Nelson, grazie Paul, cosa dobbiamo fare? Abbiamo il mostro, abbiamo il terremoto, il tornado, lo schianto aereo, l'inondazione e il classico fuocherello. Vedi, questo è il guaio di avere tipo in media uno spettatore reale live. Vabbè, ma buono comunque. Possiamo farci. Pochi ma buoni. Qua c'è il tornado. Non è colpa mia. Chi era questo qua? Non è colpa mia. Ah sì, Belushi. Paul. Belushi. Qua c'è il mostro, Paul. Sarebbe bello se si avvicinasse qua alla centrale nucleare. Se tu sali... mostro inutile che non sei altro, vai a battere tutto, sarebbe una gran cosa. Ma secondo te abbiamo convinto Dark Phoenix a iscriversi a Dosember? Non lo so, ci deve far sapere, sono molto curioso in effetti. Thank you.
Stavo guardando la pagina di Dosember, non ci posso credere, c'è... Vediamo una tizia, un tizio, vediamo... Non lo so, ha come immagine un gatto che sta giocando a uno dei giochi più stronzi della mia infanzia, ovvero Pushover. In pratica bisogna allineare qua queste tessere stile domino con una formica e poi buttarle giù. Complicatissimo, proprio un puzzle game. Una roba assurda. Paul. Buon, ragazzi, vi saluto, buona continuazione di live. Grazie Marta, che la forza sia con te, grazie per essere passata. Grazie mille Marta. Buonasera. Mi raccomando ragazzi, seguite Marta. L'ultimo stream era Lego Harry Potter. Belli i giochi del Lego. Harry Potter non l'ho mai giocato, ma quelli di Star Wars e Indiana Jones me li sono sparati tutti, tranne Marta, l'ultimo. Non l'avevamo fatto questo. Facciamo l'ora, direi. Se ci vuoi raccontare, Marta, prima di andare, che gioco era. E da qui non riesco bene a vincerlo. Ora sono dal cielo, mi potete battere. Paul, non so tra l'altro come fai. Io su dal cielo riesco a stento a chiamare, quindi figuriamoci a moderare una live. Questo era King Quest. Ah, oh, fantastico, il fantastico King Quest. Roba di classe. Ecco, Marta, se tu hai giocato a King's Quest, magari potresti partecipare anche tu a Dosember. Anche lei parla l'inglese. Parla l'inglese, appunto, gioca giochi di una certa levatura del passato. E anche Nanni, pure Nanni. Buonasera, Nanni, carissimo Maras. Nanni. Buonasera, come va? Qui sei nel tuo stasera, Nanni. C'è SimCity, dopo c'è altra robetta che ti piacerà. No, non credo abbia clip ancora, allora, Nanni. Allora dice Marta, un'avventura punta e clicca divertentissima. Sì, 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 conosco. Comunque Marta, ti lascio mandare un fortissimo abbraccio a te e ai tuoi bimbi. Esatto. E qua c'è il link di Dosember, i cagnolini da tartufo. Esatto. E vi metto anche il link della ruota per l'ennesima volta. Partecipate tutti. Mi sblocchi un ricordo, questo è pure più vecchio di SimCity 2000, parecchio più vecchio, è dell'89, vedi tu. Avevo 2 anni quando è uscito. Ehi, hey, pizza dolcissima! Pizza dolce, buonasera! Come stai? Come va? Non ho un PC performante. Vabbè, calcola che questo gioco, Marta, è dell'89, quindi non è che serve tutto sto gran PC per girarli, anzi. Più scarsone è come PC e più si entra nello spirito dell'evento. Guinness vulcanico. Buonasera Guinness, buonasera. Come va? Ha terminato adesso, invece Pizza Dolce dice tutto bene, mi fa piacere sentirvi, a noi fa piacere che sei qui e pensi sempre a noi. Grazie Pizza per esserci, grazie per essere mille. Qui. Ragazzi, Pizza ancora non stream, ma nel caso in cui decidesse di farlo, o da sola con il suo amabile boyfriend, mi raccomando, iscrivetevi in massa al suo canale. Paul è a letto, sono la sua coscienza fritta, infatti ricordiamolo. E invece Nanni? Cosa dici del canale di Nanni? Nanni è anche lui un retro gamer, anzi forse lo è pure più di me, e soprattutto è... un amante dei giochi per MS-DOS, quindi ecco, in questo evento, Nanni, se pensi di streamare per questo mese, forse dovresti davvero iscriverti. Come dice Marta, meravigliosamente vintage, esatto. E niente, Nanni, qua stiamo ad abbattere la città, comunque poi porteremo anche SimCity 2000, non ti preoccupare, verrà fatto. E visto che Darth Throne, che è l'unico che stava riscattando i disastri, se è andato in Burk, riscatto io per esempio un bel terremoto. Ah, ammiraglio se n'è andato? Oh, ammiraglio? In Lurk. Guardate, okay. Guardate cosa è successo. Un incendio vicino alla centrale nucleare. Dai che stiamo fortunati, facciamo saltare tutto. Pizza,
pizza dolce, ok. Risposta con Nelson: fritte ripiena di pomodoro a temperatura lava e mozzarella filante. Ah, fame. Ragazzi, riscattate se avete abbastanza punti questi disastri, perché dobbiamo fare il reset su questa grande città. Ma poco, sono, le ho messe a 500 punti. Casomai ora li abbasso ulteriormente, faccio un solo dollaro. Pizza, io ancora non ho avuto il tempo di venire sul Discord di Metro Slayer, ma ti è piaciuta quella canzoncina francese con Messo? È una settimana che dico, devo andare a leggere che cosa ne ha pensato Pizza, perché per me è fondamentale la tua opinione. Sì, non parla ad altri ormai. Si dice troppo carina. Hai visto, mo? Ti è piaciuta? Ne ero sicuro. Ok, io sto abbassando ulteriormente il costo dei disastri, così la finiamo qui. E anche il tempo di riscatto. 20 punti canale, tempo di riscossione 1 minuto. Avanti, distruggiamo questa bella cittadina. Grande Pizza, 3 trasmissioni consecutive, complimenti, grazie davvero. Vediamo, sì, il 2000 del 93-94, in realtà non so perché l'avessero chiamato così, ma era quello uscito dopo di questo che stai giocando. Sì, l'ho giocato un sacco il 2000, comunque l'hanno chiamato così in anni, perché non so se ti ricordi, io sì. Ma all'epoca, negli anni 90, soprattutto dalla metà dei 90 in poi, cazzo il fuoco non è arrivato alla centrale, soprattutto dalla metà degli anni 90 in poi tutto veniva chiamato 2000, pure Blues Brothers 2 si chiama Blues Brothers 2000, ed è credo del 97, del 98, non lo so neanche precisamente. E invece Pizza, su Telegram abbiamo messo il link che va direttamente a TikTok per farti vedere il nostro kombucha quanto frizza e quanto è apprezzato da certi piccoli Baby Yoda. A proposito, qua c'è il link dei social, ragazzi, seguite, che vi trovate anche un bel video di Baby Yoda. Grande Nanni, certo che me lo ricordo, Syncopter, in cui potevi esportare le città di SimCity 2000 e andarci con l'elicottero, una sorta di pre-GTA. Ma sai che Nanni è il padrino di Twitch del retro italiano? Del retro DOS, nello specifico. Comunque, a proposito di Syncopter, visto che parlo di elicotteri, facciamo un bello schianto aereo. Una cosa molto divertente è che in SimCity 2000, nelle edizioni nuove che sono state fatte dopo l'11 settembre, hanno abolito il disastro dello schianto aereo, l'hanno tolto. Ora non so che versione giocherò io. Ho visto che ce l'ho su Origin, quindi probabilmente è quella nuova, visto che appunto è sul loro sito. Assolutamente meraviglioso, Nanni. Cioè, un gioco assurdo per l'epoca, cioè decisamente avanti rispetto ai tempi, e tra l'altro un gioco che non conosce tipo nessuno a parte noi due, credo. Dai, un piccolo incendio vicino alla centrale. Dai, espanditi. Sti piccoli incendi non fanno niente, lasciano il tempo che trovo. Ricordo che avevo i trucchi per prendere l'elicottero militare. Sì, poi c'era il trucco per farlo andare velocissimo e per trasformare anche il personaggio quando scendeva a terra in un cane che correva super veloce. Potrei sbagliarmi, ma credo che quello sia il primo gioco in cui si è sentita la lingua dei sim, il simlish mi pare si chiami. Quella lì, credo che sia il primo gioco in cui si è sentita la lingua dei sim. Forse costruirla su un'isola non è stata una buona idea, è troppo protetta la centrale nucleare. Intanto il mostro si avvicina, dai!
Dai. Vai, 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 vai. La centrale nucleare, la centrale nucleare. No. Se n'è andato. Ma che cazzo. E Little Big Adventure li avevi già portati? No, purtroppo non li ho mai portati. E il secondo non l'ho neanche mai giocato. Il primo invece l'ho giocato quando ero più piccolo, lo adoro, difficilissimo come gioco, infatti poi lo completai usando la soluzione perché non capivo mai dove cazzo dovevo andare. Bello, 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 veramente bello. E molti dicono tra l'altro che il secondo è molto migliore del primo. Potrei portarli, visto che appunto c'è questa faccenda di December, perché no? Anche se è abbastanza lungo come gioco, Little Big Adventure, da quel che mi ricordo. Ah, perfetto, ho messo l'impostazione per andare direttamente dove c'è il disastro. Paul, cos'è quello? Un panzerotto? Ma ancora non sono andato a letto. È a letto col telefono. Ah, si è messo a letto col telefono? Non so se mi spiego. La dedizione, questa chiamasi dedizione. Dai, 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 incendio, incendio, incendio vicino alla centrale. Io questo voglio. Non uno, ma tre panzerotti. Dai che si espande. Qua è rimasta una centrale a carbone distrutta. Non so se l'avevo detto, ma Pizza Dolce ha riscattato tre trasmissioni consecutive. Fantastico. Dart sindaco multitasking, e beh, più che altro ora sono sindaco stronzo che vuole causare la catastrofe. Niente, mi sa che l'acqua non si sta avvicinando. La voglio dire il fuoco. Gli costruisco qualcosa vicino, magari così si espande. Dei giardinetti, per dire. Che sono facilmente infiammabili. Ecco. Merda, si è spento. Come devo fare? Come devo fare? Meglio tardi che mai, Paul. Grande Paul, ben fatto. Mi ha fregato tutti, tra l'altro a letto e col cellulare. Grandissimo.
Io non saprei neanche come riscattarle le ricompense canale praticamente dal cellulare. Dai, espanditi, o fuoco, espanditi. Dai, dai, che raggiunge la centrale atomica, dai. Mary Lorian, che disastro vuoi? Red 6 ha fatto un ride con oltre utenti. Ma grande, due ride in due live. Troppo gentile il buon Red. Oh, mi è scaduta l'emoticon di Lady Pollon. Glielo dovevo fare vedere a Pizza Dolce. Mannaggia. Ma che cazzo, si sta estinguendo l'incendio? No, 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 espanditi. Come uno qualsiasi, scegli tu. Allora a che servono? Vedi che io sto sparando a tutto spiano. Abbiamo il fuoco, l'inondazione, lo schianto aereo, il tornado, il terremoto o il mostro? Benvenuto, il secondo ride in meno di una settimana, ti ringraziamo tantissimo. Troppo gentile Red, grazie. Se devo scegliere un canale che porta giochi che non mi piacciono e degli amici davvero cari, scelgo gli amici. Buon salve. Grazie mille a te. Grazie mille, davvero. Grazie davvero e benvenuti a tutti i Riders. Come stai Red? Lo Sharknado non c'è, vero? Eh no, purtroppo no. Ragazzi, non so se conoscete ancora Red, chiunque non lo seguisse andate immediatamente a stalkerarlo nel suo canale, perché oltre ad essere un giocatore è veramente un grande artista. Esattamente, guardate anche il suo Instagram. Sì, tra l'altro ho dato un'occhiata al disegno che non so se l'hai ultimato Red, quel disegno meraviglioso che stai facendo, quella coppia. Stava giocando a The Witcher, tra l'altro. The Witcher? Quando The Witcher? Qua nella clip. Ma nella clip dice che è di tantissimi anni fa The Witcher, era uscita la stessa clip tipo tempo fa. Mi confermi Red? Oh, The Witcher è sempre un gran giocone, meritevolissimo. Cioè la centrale nucleare è mezza mangiata, intanto non vuole esplodere. Aspetto ancora il disastro scelto da Mary Lorian, se vogliamo un po' fare qualche variazione sul tema rispetto soltanto al terremoto che sto sparando a raffica. Tutto sommato del lunghissimo fine settimana ci siamo goduti un pochettino ieri, finalmente, e poi siamo qui, ci siete voi e quindi siete la nostra migliore amnesia. Almeno oggi non ho dolori facciali, che sono stato con un nervoso perenne anche per via che la sera non riesco a dormire. Nonostante ciò, spero che stasera non la passo in bianco come oggi, che gira e rigira e non riuscivo a prendere sonno. Red, mentre parlavo c'era ancora la pubblicità? No, credo che aveva scritto... Okay. Sì, la clip, allora, come appunto ricordavo bene, la clip è del 2016 e siccome non si possono fare da me dovrò trovare un'alternativa, ok. Eh sì, riabilita le clip. No, ha detto che probabilmente non si possono fare perché la disabilitate. Appunto, okay. Penso di sì. Vabbè, ci sarà un motivo. Disegnando Gatsu con casa, fan di Berserk, seguito d'obbligo. Grande Nanni che hai seguito Red. Grazie mille. Così si fa.
Ragazzi, lasciatevi un segno di follow, come dice il grande Pasca. A proposito di Pasca, facciamogli praticamente una presentazione, anche se penso che lo seguono tutti a Pasca. Grazie Paul, presenti. Grazie Paul, che anche dal letto col cellulare mi fa lo spam per la ruota. Mi raccomando, partecipate tutti, ragazzi, che si vincono ricchi premi. Eccola qua la presentazione a Pasca, ragazzi, lo conoscete, penso sì, lo amate sì, seguite Pasca perché è veramente un bravissimo streamer, è veramente una bravissima persona soprattutto, e supportiamolo più possibile perché ci teniamo che il suo canale cresca, 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 perché se lo merita davvero tanto. Anche perché se raggiunge 1000 follow entro l'anno farà delle cose particolarissime. Esatto. Rulli di tamburo, presentazioni alla Rai, insomma, ci sarà lo scalpore su Twitch. Lo scalpore su Twitch. E dice Rezzaia, spero di riuscire a riposare stasera anche se ho dei dubbi. Te lo auguriamo con tutto il cuore. Te lo auguriamo con tutto il cuore. Come mi auguro che il fuoco arrivi qua nella centrale nucleare. In questi casi non so, sicuramente le avrai, penso, provate tutte per cercare, che ne so, tisana alla melissa, tisana alla camomilla, eccetera eccetera, quindi insomma non vado lì a sprecare parole su cose perfettamente inutili. Ti potrei consigliare qualcosa, ma magari in privato, va bene? Anche se non avrebbe ovviamente effetto immediato, non trattandosi di un farmaco. Dai che ci siamo, dai che ci siamo, salta tutto in aria. Dai, 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 che esplode la centrale. Sono stata tutta la notte in bianco, oggi ho preso sonno per le 8:30 e mi sono svegliata alle 15:40. Un trauma perché mi è preso di punto in bianco giovedì scorso. Terribile quello che stai dicendo, Red. Non lo so, hai provato di notte per esempio a staccare tutti i dispositivi elettronici all'interno della stanza e quindi magari chiudere tutto, stare nel buio più totale e assoluto per esempio? Ecco, quello aiuta. Quello per dire. Esempio è un altro metodo semplice che potrebbe insomma funzionare, anche se ovviamente non... Ne hai parlato con il medico quali sono i motivi insomma per i quali non stai riposando da una settimana? Nel frattempo il fuoco si sta espandendo, vediamo se riusciamo a distruggere la centrale. Dice tutto oppure fa stancare il fisico. Non so che dirti. E il dottore invece che ha detto, Red? Niente, si è estinto il fuoco. Sono veramente disperato. Mi sa che aveva ragione Dark Throne, che le centrali nucleari sono sicure. Anche con tutti gli sforzi che sto facendo non riesco a farla saltare in aria. Ormai non è rimasto praticamente niente della città. Totalmente rasa al suolo. È rimasta solo la centrale nucleare in pratica. Anasta, buonasera, come va? Benvenuto. E giocava a Brawlhalla, gioco che vorrei prima o poi rigiocare anch'io. No, se la butto giù con la ruspa, Nanni non salta in aria, non fa il disastro atomico. Anasta, buonasera, grazie per essere qui, come stai? Allora, Red Sire, renderei così Catania quando non c'è parcheggio. Questa sì che è forte. Assolutamente. Che brutto gioco, dice Anasta. C'è da per tutto il legno. Ah no, quel poco che l'ho giocato alla fine non era male.
Però ecco, ammetto che l'ho giocato veramente poco. Senti, ti trovi il legno, ce l'ho qui. Sembra impossibile. Niente, provo altri 2 minuti, se non va niente, fanculo SimCity e cambiamo gioco. Allora, Vilandra, difesa di 6, no, ma penso che siano ansie inconsce che mi ritrovo. Non saprei. Per il medico non ne ho parlato, ma non mi stupirei che mi trovo stressata emotivamente. In ogni caso è da farci un salto per vedere cosa mi può prescrivere oppure andare in farmacia. Beh, io ti consiglierei di andare dal medico piuttosto che in farmacia. Farmacia ti possono dare la qualsiasi, e stranamente poi danno quello che è il prodotto maggiormente consigliato da, come si chiamano, dei rappresentanti, insomma, di farmaco. Magari vai dal medico, ne parli un po', perché le cause potrebbero essere, come dici tu, molteplici. Allora, Anasta dice: secondo voi è una buona idea suonare la chitarra alle 2 di notte? Beh, se i vicini di casa te lo permettono, assolutamente sì, anzi. O se sono sordi. Anzi, o se sono sordi come nel nostro condominio, sicuramente sì. Sì, abbiamo una grande fortuna in tal senso. Nel frattempo Nanni dice: secondo voi, no, non credo che saltassero in aria. In realtà saltano se, appunto, allora non ho mai ben capito come funzionava, ma credo che se c'è un sovraccarico, quindi troppe cose attaccate contemporaneamente, oppure se ci va il fuoco, salta proprio in aria e si vedono poi i piccoli simboletti atomici sparsi in tutta la mappa che ti impediscono di costruire. Infatti in uno degli scenari c'è proprio il disastro atomico e tu devi risanare la città e riuscire a costruirla nonostante quello che è successo. No, Red, ancora non sono riuscita a leggere ciò che è scritto, non sono neanche entrata su Instagram, se non velocemente per mettere il cuoricino alla storia di Elwood, perché altrimenti piange. Provvederò il prima possibile tra stasera, anche se dobbiamo scappare a letto domani. E invece Anasta dice: troppi sbatti, non saprei cosa mangiare. Vabbè, questo stanno parlando, dice: tutto il frigo. Ovviamente questa è l'idea migliore. E chi l'ha detto, Paul? Ovviamente Paul Nelson. Ero sicuro. Dai, dai, espanditi, fuocherello, espanditi, che cosa ti costa? Ti manca un quadratino, ti manca. Io intanto sto cercando di fare la spesa su Greenwitz. Non pubblicizzare i siti. Vabbè, ma tanto non abbiamo nessun tornaconto, non è che. Non penso che qualcuno conosca il Greenwitz. E non so come fa Paul, perché io non. Tra il leggere la chat, tra il rispondere, cercare di infilare un prodotto nel carrello, già è tipo da quando abbiamo iniziato la live che provo a fare ultimare questa spesa. Dai, dai, concentrati su quella, qua ci penso io. Questo per dire: Paul, sei un grande. Assolutamente sì. Posso consigliarti un litro di Cannonau dopo cena? No, scherzo, mi dissocio. Non so neanche cos'è Nanni, ma il nome già mi ispira. C'è il mio vicino che si mette sempre alle 23 con quel pianoforte e non gli dicono niente. Vabbè, allora potete fare un duetto a sto punto, Anasta. Forse sono tutti sordi anche nel tuo palazzo, tranne tu, ovviamente. Vabbè, ma meglio questo anziché, che ne so, Carmelo Zappulla. Infatti. Tipo alle 2 di notte. Fortunatamente qua nel nostro condominio non lo ascolta. Vino rosso bello sostanzioso, immaginavo fosse qualcosa del genere, Nanni. Niente, 2 minuti e ci rinuncio. Ecco, se alle 22 ancora non è avvenuta la catastrofe, si stacca e si parte con l'altro gioco. Nel frattempo io come sempre spammo la ruota. Ragazzi, partecipate, partecipate, partecipate. Mi raccomando che mi fate contentissimo. Vabbè, vado veramente a domani e mangiate che siete sciupat. Grazie Paul, buonanotte a te. A domani, che la forza sia con te. Grazie per essere rimasto fino adesso, davvero molto molto apprezzato. Grazie mille. No, in realtà non doveva, perché che gli dici molto apprezzato? Crei un precedente. Molto apprezzato per il suo atto di sacrificio. Questo intendevo. Grazie Paul.
Seguite Paul. Seguite Paul. Dai, si avvicina il tornado, porca puttana, alla centrale nucleare, almeno a quello che ne resta. Vediamo se fa qualcosa di buono. Presentazione, nel frattempo ai The Hat Cat, che... Ma oggi poi hanno streamato, che io di pomeriggio non c'ero. Non hanno streamato, ecco. Vediamo se la nostra presentazione ha qualche follow extra, magari, anche se non so chi non li segue onestamente, che delle persone che ci sono qui. No, vabbè, allora, visto che tutti quelli che sono qui li seguono, sicuramente appena ritornano in live andiamo assolutamente a stalkerarli, perché hanno veramente bisogno in questo momento del sostegno, e una parolina dolce da parte di tutti. Diamogli tanta forza e tanta soddisfazione, continuando a seguirli e dandogli l'affetto che meritano. Assolutamente sì. Mi raccomando, ragazzi, facciamo in modo di convincerli a tornare il prima possibile, perché manca un grosso pezzo di Twitch Italia in questi giorni. Esatto. Niente, mi arrendo. 2 minuti e mi arrendo. 2 minuti e si passa all'altro gioco. È successo? Ma niente, Red, hanno avuto problemi con certi utenti, non è la sede questa adatta per parlarne, ecco. Red Seiya ha scritto una cosa carinissima. Noi tra l'altro non eravamo neanche presenti. Cosa? Ok, Red Seiya ha scritto una cosa carinissima, però ora fatemi andare a fare fatemi ultimare questa spesa. Allora, sto vedendo il riepilogo del 2023 e sei nella top 3 degli utenti più presenti nel canale. È come non essere presenti nel tuo canale. E per adesso possiamo farlo così. Anzi, augurarci veramente di avere tanto tempo affinché possiamo essere presenti anche venendo, insomma, a dare un salutino, eccetera, eccetera. Perché da sto punto di vista facciamo davvero schifo. Facciamo quello che possiamo. E chiediamo davvero scusa a tutti. Soprattutto a te. Niente, nel frattempo io mi arrendo. Vediamo la città in che stato è. È stata praticamente rasa al suolo. È rimasta soltanto appunto parte della centrale nucleare che non è esplosa, ma io a sto punto allora, mi arrendo. Anas dice Twitch non mi vuole far vedere il mio riepilogo. Grazie Twitch. Io neanche l'ho visto il mio, onestamente. Sono tornato poco fa da lavoro e non ho avuto il tempo, ho settato la live e ho detto niente, non è il momento questo. Comunque sono le 10, ragazzi, questo significa che si cambia gioco. La centrale nucleare non è saltata in aria, però come vedete la città non esiste più. Il mio dovere di sindaco l'ho fatto. Dice Red 6, hai tranquilli tesori miei. Auguraci di poter ricambiare con affetto e l'affetto in tutti i modi possibili. Il prima possibile, no. Cosa posso usare invece del prima possibile? Il più... Dammi un aiuto. Più velocemente possibile. È possibile, dico, devo togliere possibile. Ho detto già 3 volte possibile. Ha solo detto che ho portato un sacco di volte un gioco quando non è vero. E le emoticon più usate sono quelle che non uso. Aspettate un attimo, ma questo è il link della ruota che ho vinto io, però quello fissato è il link giusto. Ma cazzo, ancora quindi non l'ho aggiornato. Ma... Mamma mia. Ma io sono un pessimo streamer. Era stata lei la volta scorsa? No, era stato no. Il Nios a dirtelo. Non mi ricordo chi è. Che allora, cazzo. Aspetta, però nel frattempo c'è Phantom. Ragazzi, seguì, questa è la ruota. Grazie mille, pizza, davvero. Phantom Cat Pench, hey that, working and lurking, cheers. Thank you, my friend. Thank you, Phantom. And thank you for the lurk.
I really appreciate it. Thank you, my friend. Thank you a lot. No, non stream, non stream. Ah, non stream. Non so perché ho un nome tipo da persona che stream. Comunque, per quello che diceva prima Nanni, qua c'è stato il disastro atomico praticamente. In quel di Boston nel 2010. Poi in realtà non è successo. O meglio, ancora forse non c'è stato, vediamo. Ecco. Eccola qua il disastro atomico. Vedete tutte queste iconcine? Sono particelle atomiche. Qui in pratica non si può costruire. Questo è quello che volevo far succedere nella nostra città. Purtroppo non ci sono riuscito. Ma questo comunque è il risultato, così l'abbiamo visto. Comunque ragazzi, si cambia gioco. Diciamo addio a SimCity. Prossima volta penso che porteremo SimCity 2000, cioè il sequel di questo. Però nel frattempo facciamo 2 minuti di pausa e poi ricominciamo con un altro gioco. Un attimo solo. Ecco qua. Torniamo fra un attimo. Restate, mi raccomando. Thank you.
Ragazzi, rieccoci qua. Partiamo col nuovo gioco. E nel frattempo diamo il benvenuto al carissimo Luca G. Buonasera Luca, come stai? Vediamo cosa giocava l'ultima volta. Shadow Gambit The Cursed Crew, che non conosco. Che gioco è? E anche Feldest, buonasera carissimo, come va? Un attimo solo di pazienza, ragazzi, che faccio partire il secondo gioco della serata. Due, ragazzi, mi raccomando. Nel frattempo ci vediamo qualche clippetta. Intanto non ho scarti ancora una volta. È digestivo, invece, come l'amaro. Il gioco di evento. Che gioco era? Che gioco era? Ditemi, ditemi. Guarda chi c'è. Claibur. Hello there. Hey, Claibur. Hello there. So nice to see you. How are you? How are you, Claire? Let's do a shout out to Claire and also let's see a clip of her stream. I'm okay. I'm glad to read that. Today we are playing MS-DOS games. I don't know if you are familiar with that operating system. Sembra passata un'eternità da quando giocavo Returnal. Ti ha mandato un abbraccio, Claire. Ok, next game is California Games 2. È partita la clip? A me non ha forse non ne ha clip. Non ne ha? Forse perché no. Chiedi? Ah, forse mi hai detto che non ne aveva, ah, non infatti. Ne ha? Oh, finalmente è partita anche me. Orario insolito, sbaglio, eh sì, appena tornato da lavoro. Sì, però spiegagli perché siamo più presenti rispetto alla solita volta a settimana. Esatto, Luca, per quella faccenda che ti dicevo di December, quindi metto qui. Cosa hai deciso a tal proposito? No, Luca? No, non lo può fare, mi ha detto. No? Mm-hmm. E lui non sa parlare bene l'inglese? Ecco qua. Non fa giochi DOS, Luca? Ah, sto scrivendo? La musica è troppo forte, ragazzi. Esatto, diteci, ragazzi, la musica è troppo forte. Wesson ha fatto un ride. Ok, fantastico. La musica direi che è sufficiente. Right, let's hit the beach. Yeah. Benvenuto White Soul e Riders. Siete arrivati al momento giusto. Iniziamo California Games 2. Mi raccomando, ragazzi, un follow a White Soul. Anche lui porta sempre giochi retro, o comunque nella maggior parte dei casi. Quindi è un collega retro. Ecco, mettiamola così. Ha detto sì, ho letto adesso, Luca. Stream da console. Un po' alto l'audio di gioco, okay. Grazie Luca. Vediamo se riesco ad abbassarlo. Io ancora non riesco a ultimare questa spesa. Non ce la faccio proprio. Ma chiedi un feedback per la musica, ma mi raccomando. No, l'ho abbassata. Adesso com'è meglio, mi Luca? Proprio al minimo, minimo, minimo. Meglio, perfetto. Ecco. Questa musica. Sì, come tutta la musica dei giochi DOS. Ok, sono pronto. Da cosa partiamo, ragazzi? Dal deltaplano, dal surf,
dallo snowboard, dalla moto d'acqua o dallo skateboard. Scegliete voi. Ah, ti sei arruotato. Grande Luca, grazie mille. Buonanotte Guinness, grazie per essere stato qui. Una buona serata e che la forza sia con te. Buonanotte Guinness, grazie per essere passato e che la forza sia con te. Lunga vita e prosperità. Esatto. Claire, do you know this game or some other MS-DOS games? Ragazzi, scegliete a quale partecipare. Ma hai fatto un so verbale a Claire? Certo che l'ho fatto, ma lo rifaccio In in italiano. inglese, però. Così anche Ha lei. ragione. Comunque, ragazzi, seguite Claire, è una carissima amica, come vedete, VIP del canale, non per, ne cioè, per motivi specifici. È una streamer, una moderatrice, però streama in inglese. Modera Modera canale che. mezzo Twitch, diciamo a livello internazionale. Quindi, let's give a follow to my friend Claire. Thank you, guys, and thank you, Luca G. Grazie mille, Luca. Thanks a lot. Vabbè, decido io. Partiamo con uno Poi in cui so sono abbastanza bravo. quanta bellezza in pochi pixel. In una manciata di pixel, esattamente. Quanta bellezza, grazie, grazie. Ah, guarda Claire cosa ha scritto. It looks familiar, kinda, but I don't have a computer until. I didn't have a computer until 1999, when my dad wanted to see what Y2K would do to it. I started gaming on computer in 2006, but I've played some computer games in school. Oh, I see. This is much, so much older. And really, your dad bought a PC just to see what Y2K would do to it. That's a crazy story. Amazing. Thank you, Feldes, for following Claire. Thanks a lot. Whoa, fuck. Ecco, ragazzi, ho sbagliato, ho premuto il tasto Windows e mi è andato tutta puttana. DOS was big during a time I was between computer classes. I went from 5 inches floppies to a computer lab in grade 8 that had Macs. Never used a Mac. Always those computers with DOS and later Windows. Yes, you, Claire. Ok, let's start con il deltaplano, the hang glide mi pare che si chiami. Qui sono abbastanza bravo. There are good games like SimCity 2000 and Star Wars X-Wing and Hellcats. Well, the next time I think that we'll play SimCity 2000. We played the first one today. And I think that we will play the next one too. Allora, questo è molto più difficile di quello che sembra, ragazzi. A imparare a fare questa capriola ci ho messo un decennio. Abbiamo anche le bombette da lanciare per colpire i bersagli. Beccato. Oh merda! Ecco, succede questo. Is that a DOS prompt game? Every game that I will play tonight, everything will be MS-DOS games. I'm using DOS box to emulate the MS-DOS. And they are almost no, every game that I play, it's a game that I played when I was a kid. Mai visto sto gioco? Yes, it's a DOS game, SimCity 2000, yes. Questo è California Games 2, Feld, in pratica fa parte di una serie di giochi, diciamo, su discipline sportive. C'è quello, per esempio, sui giochi invernali, di tanti tipi diversi, ecco. Però il mio preferito era questo, insieme a Winter Games, mi pare anche quello il 2. Sempre
Sempre sui giochi invernali che porterò anche, presumo. Ah, sto andando malissimo stavolta. Tra poco mi schianto. Ah, non riesco più a prendere quota. Almeno ho beccato il bersaglio. A volte quando si guada in acqua vengono gli squali a mangiarti. Vediamo se lo riusciamo a vedere stasera. Riproviamo. Ecco qua. Merda. Dice Claire, very cool, oh cool. I'm in Sim City. Questo lo vuoi Sì, gliel'ho leggere? letto, gliel'ho letto. 2000? Yes. Oh. Nella vita ci vuole molto cool, ben detto È Luca. Più vero, molto cool. culo che anima. E Perché non gliela spieghi a Claire? Questa, se riesce a... come cacchio gliela Si spiego? può eventualmente convertire in inglese? Non tanto. Le mie capacità linguistiche non vanno così. Sto Ma andando non è, benissimo. non è rendibile, non si Non rende rende, proprio non rende. completamente. No, ti credi, no. Are you sure? Sì, perché si dice esculo in inglese. No, 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 no. Fuck. You need more ass than soul. Eh sì. Vediamo se riesco a farvi vedere gli squali, ragazzi. Be right back, ok, Claire? Provo ad andare al largo. Magari ci sono più squali al largo. Però devo prendere prima un po' di quota. Niente. Fish food, dude. Fantastico. Oh, sto andando bene stavolta. Ho beccato anche un bersaglio, due capriole. Vediamo se riesco ad atterrare. Non in acqua, però. Non in acqua. No! Gli squali, gli squali! Eccoli! Li abbiamo beccati stavolta. Ed è passato anche un motoscafo. Non mi ero mai accorto ci fossero i motoscafi. Dai, che stavolta andiamo bene. Ehi, hey, Monte Carlo, hello there. How are you, my friend? Ehi, hey, Monte Carlo, hello there, how are you? Lui non streama, giusto? No, no. Ok. Ogni tanto me lo ricordo. Comunque, se per tutti i lurcanti, se qualcuno è in ascolto, ci scusiamo se stasera non facciamo le presentazioni a chi, come il nostro solito, a chi sta lurcando, perché ci vuole veramente tempo, come sapete, per fare le presentazioni, perché ce li fa fare Twitch ogni minuto e mezzo circa. Sì, e Vilandra è un po' occupata perché di solito le fa Io lei. sto cercando di fare da due la spesa e non mi riesce ad ultimarla. E poi non solo, perché non riusciremmo comunque a farle per tutti, quindi faremmo sicuramente una discriminante tra l'uno e l'altro e non mi sembra giusto. Esatto. Abbiamo però ovviamente presentato i nostri maggiori so due sostenitori del canale da tempo immemore. E ci fermiamo qui, Esatto. suppongo, stasera. Tanto domani mattina siamo di nuovo in live. Sì, ma se le live non durano almeno 3 ore, non ce la facciamo comunque a A presentare a tutti, eh sì. presentare Che un po' tutti. è sto rumore? Ah, è scaduto forse il tempo? Devo riuscire ad atterrare. Feldes ha detto A, nel senso A che significa che non sapevi che per le presentazioni... No, mi sono Ah, no, schiantato. per domani, ok. Da che ora? Alle 7 di mattina. Sarà una live super mattutina, quindi dalle 7. E
E niente, porteremo altri giochi per MS-DOS. Ormai andiamo avanti per tutto il mese, ragazzi. Lo spirito di dosember, Esatto, non lo lo spirito spirito. natalizio, lo spirito di dosember. Dai, allora ci sono, tanto domani sono a casa. E Ottima cosa. sei mattiniero anche tu, Feldest? Cuffie, ci teniamo compagnia. Grande Feldest, troppo gentile. Ti ringrazio già in anticipo adesso. Ok, io vorrei atterrare. Se riesco ad atterrare, cambiamo specialità. No! Ah, ecco, vai, vai, vai. Devo prendere un po' di quota. Amore, te ce n'era tanto poco. Quando hai visto? Non mi Non mi ricordo pare di che esatto. tipo. Il Darjeeling. Poco. Poco quanto? Niente, mi sono schiantato di nuovo. Poco, Poco poco? soltanto credo una confezione. Ti chiede Luca G, il nome Vilandra da dove viene? Ma è di una banalità sconcertante. Niente, Vabbè, che ai poi è lo tempi. stesso motivo per cui ho scelto il mio nome Elwood, eh. Non è che... Vabbè, il tuo sicuramente c'è un capolavoro dietro quel nome lì. vabbè. No, in realtà è una serie televisiva che poi tra l'altro è stata anche, come si dice, Cancellata. cancellata dopo la seconda stagione. Si chiamava Roswell e Vilandra era una cattiva. Tra l'altro era, mi pare. Non spoileriamo la serie, anche perché non l'ho E vista. infatti, in effetti, non posso dirlo se qualcuno venisse questa Minchia. insana curiosità di vedere la serie. Comunque, sì, era la cattiva, era una dei de personaggi cattivi del telefilm. Esatto. Dal momento che sono una dart, e dal momento che molto spesso, se ci avete fatto caso, i cattivi di Hollywood dicono la verità, ho scelto questo nome. Esatto, quindi non solo è D'arte, quindi è malvagia, eppure Vilandra, quindi è doppiamente malvagia. Esattamente. Almeno Elwood è bravo. Dice sì, sull'incidente di Roswell, Fanculo. assolutamente sì. Ai tempi ero veramente un'appassionata degli argomenti UFO. Assolutamente, E quindi quella assolutamente. serie mi colpì per tanti motivi. Devo riuscire ad atterrare, ragazzi. Però vabbè, una serie molto così adolescenziale, molto così spensierata, eccetera, eccetera. Sì, erano su questi ragazzi che erano alieni in realtà, però erano teenager, quindi ecco la tipica serie Sì. teen, ecco. Ah, ragazzi, guardate, se mi butto per esempio quando c'è il vento in avanti, che succede questo? Che fighi i primi X-Files, assolutamente anch'io ero un'appassionata di Eh X-Files. sì, quello ce lo siamo visti insieme Sì. invece, tutto quanto. Sì. Poi con gli anni comunque sviscerando comunque le argomentazioni trattate dai X-Files. Alla fine mi è passato anche cioè l'interesse, perché gira e rigira, poi alla fine della fiera la domanda è sempre quella. E quindi adesso, cioè, ti dicono tutto, poi l'ultimo tassello, quello che ti dovrebbe veramente fare giungere, avvicinare un po' alla verità, quello non ti viene mai Ma la svelato. verità è là fuori. Sì, Ma la verità è là fuori? Sì, loro dicono. questo era un po' il tormentone del buon Fox Mulder. No, di nuovo, fanculo. Niente, non riesco ad atterrare, io ho questo problema con gli atterraggi in tutti i giochi, anche in quelli di aeroplani. Se porterò MiG-29 oppure prima o poi in futuro, come cazzo si chiama? Top Gun per Nintendo NES, vedrete. La mia scarsa attitudine per l'atterraggio.
Ce l'ho fatta! Atterraggio perfetto! Grande. E dopo questa possiamo cambiare specialità. Passiamo alla moto d'acqua. Come un errore. Niente, il jet surf crasha, non funziona, non so perché, ma non funziona. Quando ero piccolo funzionava. A volte si buggava che usciva, ma funzionava. Niente. Ok, andiamo con lo snowboard. Ok, grande, questo funziona. Tutto a posto? Io? Eh sì, ti sento imprecare. Atterrando qui sopra succede questo. Questo è difficilissimo comunque. Ecco. Non sono mai stato bravo in questo. Si può vedere. Sono arrivato a metà percorso. Grazie Feldes per il lurk, buona doccia. Esatto, Buona doccia Feldes, grazie per essere passata e grazie soprattutto per il lurk. Noi benediamo i lurkatori. sì, sono la nostra manna dal cielo. Ma visto che Luca è un esperto di giochi, perché non intavolate tutto un discorso su questo argomento e fai un po' di just chatting, visto che il gioco lo permette? Non lo so, proprio c'è un Così argomento piuttosto vasto. Luca ci inizia l'arte del just chatting, che è così scarsa sul nostro canale. Io non sono una persona che parla, io sono una persona che agisce. Tipo per esempio mettendo il link della ruota. Esperto, mi lusinghi e tu ti sottovaluti, Luca. Sono arrivato comunque alla seconda parte del percorso, quella senza neve. Dai, forza, parlate di qualcosa. E non lo so, intavolate un discorso, ragazzi. Io non sono una giocatrice, quindi di cosa puoi Anzi, Luca, qual parlare? è il tuo gioco preferito? Per PC, ovviamente. Ce l'ho fatta! Come Non ci posso credere, ce l'ho fatta. Ok, questo è fatto. Che cosa? Cosa ho fatto? è successo? Ah, no, pensavo. Chi fu? Chi fu? Non mi Allora. passa il buono, perché non mi passa il buono? Milandra sta combattendo contro gli ordini. Io nel frattempo qua faccio il surf che è veramente antipatico e difficile come specialità. Però la musica è fighissima. Ora sentirete. Quella mia sorella è pazza. No, non è questo infatti. Usami. Ma sicuro che non è troppo forte la musica? No, è forte nelle mie cuffie. Totally awesome. Killer move, man. Too cool, dude. Most excellent. Allora, Luca What a pro. scrive. Allora, su PC non ci ho mai giocato, salvo una piccola parentesi da bambino. Il gioco che sto giocando adesso e che mi sta prendendo molto è disponibile pure su PC, Shadow Gambit. Guardatevelo se vi va. Conosci? No. Fighissimo.
Fanculo. Ecco. Siamo arrivati a galla e questa non era una cosa scontata. Spesso non succede. Riproviamo. Ciao Auror, che ci ha fatto una presentazione in questo Ma momento. chi? Auror, direi di ricambiare. Auror. Ok. È Auror 95? Sì, con È credo un underscore. underscore, esatto. Ok. Ok, ho superato la sirena. Ragazzi, non so chi in chat non conosce Auror, ma è un bravissimo ragazzo, porta veramente un sacco di giochi diversi, ha proprio molta varietà sul suo canale, a differenza di questo in cui si portano più o meno sempre le stesse cose. Quindi mi raccomando, lasciategli un follow, poi un amico. Ce l'ho fatta nel frattempo, lasciategli un follow se vi fa piacere, guardate un po' i suoi contenuti. Auror underscore 95. 11.136 punti. Non Me male, lo non aprili male. perché al solito mi ha Sì. fatto. Allora. Ok, è rimasta la mia specialità preferita, ovvero lo skateboard. Questa è quella che in assoluto giocavo di più. Ok, mentre qua. Mentre qua parte la musichetta, io un attimo mi fermo e sistemo il link della fottuta ruota, che c'è quello Ma sbagliato. perché ce l'hai ancora sbagliato? Perché non ho il tempo di fare le cose, quindi non l'ho aggiornato in realtà. Ho lasciato addirittura il primo, questa è la terza, quindi. Ah no, quello della seconda mi ha detto pizza, perché mi ha detto che è quello che ha vinto lei. Amore, c'è modo di recuperarmi questo buono? No, Perché? perché ho il computer occupato. Sto streamando. Ah, vero, dalla. Vabbè, devo entrare così e mi si impallerà il computer. Perché Perché? appena praticamente apro Chrome scoppia tutto. E qua me li dà corretti, perché? Nel frattempo è tornato da Jason, come va? Ah, Lurk mi dice, ok. Ok, questo funziona. Sì. Mi ha aperto quella pagina. E questo funziona anche. Ok, si sono sistemati i link della ruota. Nel frattempo vedo che siamo arrivati a 68, ma grazie mille ragazzi, grazie mille a tutti. Ora ci compriamo la casa, amore. Eh sì. Con i soldi della ruota. Ok, questo è il fantastico skateboard. Come prima run farò una run, diciamo, priva di grossi rischi. La farò bella tranquilla così arriviamo a fine percorso tutti interi. Dalla seconda farò invece le cose un po', come dire, più pericolose.
E quindi ci sarà l'elevatissimo rischio di finire male. Ma vedrete, vedrete. Siamo quasi a fine percorso. Sto andando in effetti piuttosto bene. Niente. Purtroppo sul finale ho fatto il passo più lungo della gamba. E questo è quello che succede. Era andato piuttosto bene. Game over, man. Riproviamo. Ops. Olè. Ecco. Questa è l'altra cosa che può succedere. Comunque c'era un trucchetto per accelerare tantissimo la velocità dello skateboard, ovvero saltare un tubo. Così. Merda. Quarantuno. Sì. Infatti questa è l'ultima specialità e poi si stacca. Ma che cazzo. Sto andando malissimo, ma perlomeno voglio arrivare a fine percorso tutto intero. No, di nuovo. Ma vaffanculo.
Devo andarci più cauto sul finale. Ok, fantastico. Piccicarsi. Beh, per pochissimo. Ok, il tubo l'ho saltato. Merda, avevo acquisito velocità. Ma che cazzo. Qui stiamo attenti perché c'è poco percorso prima del tunnel ed è dove ci spiaccichiamo sempre, ok. Oh, ma che cosa è successo? Un ride! Ragazzi, datemi un secondo e sono tutto vostro, sono alla fine del percorso. Già ho provato infinite volte. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo riusciti, mi avete portato fortuna, Riders. Allora, Calanito TV, grazie mille, grazie davvero di cuore per il ride. E benvenuti a tutti quanti, Riders. Facciamo un SEO se non è stato fatto, è stato fatto grazie a Vilandra. Stava giocando a Dead by Daylight. Gioco che piace a un sacco di gente. Abbiamo qui un sacco di... diciamo di streamer della nostra community che portano Dead by Daylight. Io non ci ho mai giocato, non fa per me, però ecco, gran gioco. Vediamo nel frattempo una clip. Calanito, molto piacere, è la prima volta che lo vedo nel nostro canale, o no? Ah, era già passato, credo, era già passato. Grazie mille per il raidone, e dice che deve scappare a cena, ma ci sono il lurk. Buona grazie, cena. Grazie e buona cena. E ragazzi, seguite, se non lo fate già, Calanito TV, mi raccomando. Grazie mille. Esatto, lo so, lo sappiamo Calanito, e anche noi cerchiamo sempre di farlo. Abbiamo quasi gli stessi orari. Infatti è raro che noi streamiamo di solito a quest'ora sul tardi, è abbastanza raro. Ma soprattutto ultimamente stiamo facendo più le mattine. Grazie Auro per il follow a Calanito, anzi per benvenuto Auro, mi pare che non ti date il benvenuto, ti chiedo scusa.
Nulla, grazie per averlo seguito. Così si fa. Comunque, nel frattempo, già che sei qui, ti metto Ehi, Auror! il link della ruota. Buonasera, Auror, come stai? È partito il suono ad Auror? Cosa stava combinando? Che gioco stava facendo? Vediamo, Auror Sword Art Online, Lost Song. Ah, me ne aveva parlato, credo. No audio, dice Merilore. No audio nel senso che l'hai tolto tu? Ah, è tornato. Ok. Comunque, ragazzi, partecipate se mi volete bene qui alla ruota, così arriviamo a un numero elevatissimo e diamo premi ancora migliori la prossima volta. Tra l'altro, ho intenzione di farne una più sostanziosa appunto per fine anno. Che altro? Qui ci sono i giochi gratuiti ovviamente da riscattare, ragazzi, se avete abbastanza punti canale. Per il resto, abbiamo provato un po' tutti i giochi. Magari mi faccio un'altra partita qua al deltaplano, visto che non era andato così bene prima, e poi andiamo in chiusura. Visto che chi c'è adesso in chat magari non l'ha visto. Ecco, comunque, ragazzi, questo è California Games 2. È un gioco per MS-DOS. E appunto fa parte dell'evento a cui sto partecipando, ovvero Dosember, in cui per tutto il mese porteremo soltanto giochi MS-DOS, quindi retro gaming a tutto spiano. Oh, sono andato benissimo, ho colpito tutti i bersagli. E null'altro, non so se avete appunto dimestichezza con la piattaforma, ma è quella che c'era prima di Windows. Nel frattempo un'altra clip. Come si mandano i tuoi giochi free così? Punto esclamativo free. Cinghiale di merda. Sento la voce di Auro che se la prende con i cinghiali. Cos'era? Oh, Dart Throne, welcome back, Insomnia Time. Grande ammiraglio! Ma a proposito, stai un po' meglio? Da quello che ho sentito oggi, non credo. Mi ha fatto sentire un po' di Grievous, mi ha fatto sentire. Dai, che riesco ad atterrare. Io non riesco ad essere multitasking, non c'è niente da Amore, fare. finisci l'ordine Non che ce devi la fare, faccio, così andiamo a dormo un po' quasi, dormire. però Che ora stiamo raidando qua. Finito non ce la faccio proprio. il tempo, perfetto. Già che sono ancora in Finisci? Vabbè. volo dopo tutto questo tempo, è già un miracolo. Vediamo se ce la faccio anche ad atterrare. No, no, no! Niente, non ce l'ho fatta. È passato il Grievous, continuo con i farmaci. Dai. Vabbè, per adesso Tron non stream, Auror. Però una bella notizia, probabilmente sarai sano al 100% per Natale. Ecco, dai, ancora ci vuole parecchio. Mi auguro proprio di Esatto. sì. Almeno passi il Natale sano come come si dice? Sano Come come un un Purgil. Ma non lo so. Ma non citiamo i Purghi la Tron perché non ha un buon rapporto con gli stessi, credo. No, come? Ah, infatti mi ricordavo bene, però non volevo dire stronzate tipo alla Valeria Marini. Essere sano come un pesce, Sì, volevo così si dire. dice. Comunque, ci scherzavo. I Purghi sono quelli di Sì, Star lo so, Wars quello lo so, che hanno. assolutamente. Più sani di loro non penso che. Spero per il 17 mio anniversario. Ah, manca pochissimo allora, una settimana. Anniversario di cosa? Cosa mi sono persa? Anniversario di che? Ah, ce lo sto per dire. Se li vedo li faccio saltare, esatto, tutta la Oh. flotta contro i Purghil. Quanto tempo è, Tron? Da quanto state insieme? Ah, ok. Un anno al 17, complimenti. Complimenti. Questo ragazzi che vedete qui è MS-DOS. Non so se conoscete.
Va bene, Tron. Anche se io ricordarmi qualcosa non è proprio la cosa più semplice del mondo, anzi, di solito tendo ad avere una memoria abbastanza di merda, ma appunto vedrò di ricordarmi di Ma cosa ti devo ricordare di ricordare? ricordare che mi racconta l'aneddoto, suppongo, sul fidanzamento. Ok, vediamo se me lo ricordo io. Ok, adesso ragazzi vediamo un po' chi dobbiamo raidare. Ci consultiamo qui e torniamo fra 2 minuti. Quindi mi raccomando, restate qui che vogliamo fare un bel raidone di quelli potenti. Sì, perché domani mattina alle 7 è l'intenzione di fare un'altra live, quindi se stacchiamo più tardi è la fine, quindi perché non si dorme, quindi un po' bisogna dormire. In realtà doveva durare 2 ore la live. Sì, l'idea era quella. Però appunto ci siamo un po' portati oltre perché Calanito è stato così gentile da farci il raid, appunto volevamo continuare un pochino almeno con qualche specialità di California Games. Tra l'altro non so neanche cosa porteremo domani, ora devo scegliere prima di andare a letto dei giochi DOS da portare domani. Probabilmente inizieremo con SimCity 2000, probabilmente, ma vediamo che altro, magari due giochi sarebbe meglio che uno, magari Winter Games, quello dei giochi invernali, comunque ora ci pensiamo. Nel frattempo noi riflettiamo un attimo a chi fare il raid, torniamo fra un secondo, restate lì, così il raid è bello grosso, siamo in 23 e voglio che rimangano tali, a fra pochissimo.
Ragazzi, rieccoci qua. Benvenuti ai Riders, anche se in realtà siamo in chiusura, ma benvenuti comunque, grazie mille. Grazie più TV Web. Abbiamo fatto un SEO, sì, perfetto, assolutamente sì. Ragazzi, ecco, vediamoci anche una clip e poi si va in ride. Ed è arrivato anche il Nios, sempre in chiusura, porca puttana. Ciao Nios, come va? Buonasera. Ottimo Ehi, carissimo Nios, come stai? SEO anche a lui. E vediamoci una bella clip. Se ci vuoi raccontare Nios cosa c'era in questa clip, ragazzi, mi raccomando, lasciategli un follow al carissimo Nios, che ormai è diventato colonna portante della nostra community. E noi ora partiamo per il. Lasciate un Sì? piccolo follow all'ingegnosissimo Nios, che ancora non so perché lo chiamo ingegnoso. Ecco, ma in realtà lo è davvero. E nulla, andiamo a fare questo ride, Luca ti ha ragazzi. mandato un. Luca ti ha, dice che clip fatta al caro Ronin, e invece Luca ti ha mandato un messaggio Ah. privato. E noi stiamo bene, stiamo appunto per staccare. Ci fa tanto piacere che sei venuto a trovarci. Qua ancora non lo vedo. Vabbè, ora poi eventualmente. Ma lo stai mandando Allora. qui su Twitch? Il buon Nios già lo seguo. Benissimo, Alo, Ragazzi, lasciatemi perfetto. tutti un segno di Ecco, follow nel infatti ormai caso siete non mi pochi qua in conoscete. chat. Seguitevi vicendevolmente e amatevi tutti, ecco. Mi pare di capire che. Sì, per i raid abbiamo deciso. Stiamo cercando di farli in questo periodo, soprattutto a quelli che stanno partecipando appunto all'evento Dosember, proprio perché appunto è nello spirito dell'evento proprio questo, supportarsi vicendevolmente. Quindi andiamo da. Perché L'attesa è stata lunga ce perché ne sono tanti tanti connessi in e non questo momento. conosceva nessuno tranne appunto un vecchio sostenitore del canale Che andremo appunto a che andremo raidare. appunto a Fin raidare. dai primi tempi su Twitch è sempre stato molto 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 proprio un sostenitore del canale, sia per il raid, sia per l'urk, sia per beat, tutto quanto. È veramente un bravo streamer, porta solo, da quel che ricordo, retro gaming, quindi. Quindi se potete ragazzi ci fate tanto piacere, se restate, se magari poi magari lasciate un piccolo lurchino anche di pochi minuti, insomma il motto del nostro canale è che con il raid si facciamo felice insomma le persone che andiamo a raidare. Quindi Esatto. regaliamo un grande piccolo sorriso al nostro rat clown che comunque se lo merita Sì, tantissimo. è un grandissimo, assolutamente, veramente. Poi porta veramente giochi che, di quelli che conosciamo in pochi e che quindi guardare i suoi stream è anche istruttivo per chi vuole conoscere la storia dei videogames. Quindi nulla, ragazzi, andiamo, facciamo sto ride. Grazie mille a te Luca per averci fatto compagnia, grazie davvero tanto. Esatto, e soprattutto per chi ci sarà, per chi è mattiniero, domani alle 7 facciamo un'altra breve live, quindi eventualmente a domani mattina, che la forza sia con voi. A Appena lasciato un abbraccio virtuale a tutti, tutti, grazie perfetto. mille per la compagnia. Avete reso una live che poteva essere scialba e totalmente inutile, avete dato veramente significato con la vostra presenza. And Claire, no problem, we are about to raid. We are going to Red Clown Car. I don't know if you know him, but let's do this raid. May the force be with you. Thanks for everything. And come ultima cosa, ora Vilandra mi odierà. No, no, la routine no, Ma ti c'è la prego. routine. Guys, go in that link and join the Darth Wheel to win great prizes. Andiamo, Ragazzi, io mi dissocio completamente, sappiate, da questa cosa che stalkera chiunque per fare scrivere, insomma, per farvi scrivere la routine. Ormai è la Odio mia questo droga. Vilandra termine, appunto, dissociarmi, ma in questo caso lo devo usare. si dissocia. Andiamo, ragazzi. Buona serata. Eventualmente a domani. See you tomorrow in the morning. Bye.
and may the force be with you. Bye bye bye.